dipingo tutto l'occhio di bianco, poi vado a fare la linea della palpebra e la pupilla. Lo problema è prima di occhio, sì, siamo a capo. Qui, lavorando. Ecco che è il problema. Sono queste le mie effetti. Allora, comunque, si fa quel che si può. Sta girando. Adesso arriverà. No, volevo fare intanto missione capo, sì, che dopo potevo spiegare. Per fare piccoli tocchi così, il colore si può evitare di diluirlo troppo, perché magari devi dopo darglielo 5-6 volte prima che copra. Sì. Dai un tocco di bianco un po' meno diluito sull'occhio, qualche volta basta una pennellata. Tanto dopo lo copri con l'altro colore. L'oggettino, essendo una superficie così piccola, o dipingi tutto il viso di bianco, in quel caso lì puoi diluirlo anche di più, no? Se vuoi dare un tocco più piccolo, cioè dipingere solo l'occhio, lo fai intorno all'occhio, se fai il colore troppo diluito, non riesci a... devi stare magari mezz'ora ad aspettare che ti secchi una, poi dargli un'altra trasparente, non vale la pena. L'importante è che il colore comunque, diciamo, abbia una consistenza, non so, dicono tipo quella del latte, che non sia troppo diluito né troppo denso, che riesci a fare una linea abbastanza netta e pulita senza che ti sballi il colore. Io tante volte dipingo tutto il viso di bianco. Perché mettermi a dipingere solo l'interno dell'occhio non ne vale la pena. È difficile fare l'occhio opposto alla mano con cui tu lavori. Sì. No, è normalissimo. Sempre. Beh, ma quello è un problema anche per lo scultore. Cioè, fare questo mezzo viso è un conto, il problema è fare l'altro mezzo. Al contrario Infatti, possibilmente non bisognerebbe girarlo il soldatino, cioè dipingerlo sotto sopra. Tante volte per andare a toccare l'occhio, il particolare, devi comunque girarlo. Una cosa che è importante, a volte vedo gente che dipinge col soldatino così, col soldatino così, girato, visto da sopra, visto da sotto. Visto dall'alto? No, visto da dove lo guardi. Perché se io lo dipingo tenendolo così, tutte le sfumature saranno viste da qua. Lo giro così, magari è tutto nero il soldatino. Siccome tu lo guardi frontale, possibilmente tenerlo sempre così, non lo dipingere. In modo che vai a mettere il colore dopo dove esattamente come lo vedrai il soldatino. Dentro sempre proprio. Questo è bianco, no. No. Ecco, gli acrilici hanno il pregio che se proprio una fretta con l'asciugacapelli dà una passata si secca subito. Anzi, tieni l'esatto opposto perché si scalda il solatino e la mano di colore che l'hai dopo si asciuga a distanza. Su un 54 mm l'occhio in genere più che fargli una pallina nera e una lineetta scura sopra non ho mai fatto, perché dopo rischi veramente di andare punto luce, se lo dai un puntino bianco alla fine, fine, che sarebbe il finto riflesso. E adesso lo disegno su carta più grande, se non si capisce. E l'occhio, diciamo, lo fai sul rosato, diciamo, lo fai bianco. Su 54 mm non vale la pena, su 90 mm o su un busto sì. Faccio il bianco e dopo le do una lavatura sui lati degli occhi per farlo un po' più rosato. Però su un busto fai anche l'occhio di un colore, no, gli fai il colore magari azzurro, poi la pupilla nera. Che su 75 si è dipende anche quanto com'è agli occhi. Io ho visto dei 75 con l'occhio quasi chiuso, che era una fessura, lì è inutile mettersi a fare tanti lavori. Sì, la del petto, esatto.
Io tendo a evitare di fare magari l'occhio quell'azzurro elettrico che si vede ogni tanto, perché comunque sul grigio, sempre il bottolaita col grigio sui 54 mm lo fai nero, io lo faccio nero in genere, non sto a farlo di colori diversi. Sul 90 già puoi dargli qualche, se fai conto che ci sono dei pezzi che sono venduti grazie alla fotografia, poi prendi solo la torcia di manicale. Allora, l'occhio. Adesso vabbè. Quando gli si dipingono gli occhi di un qualunque soldatino, in qualunque scala o di un busto, il concetto non cambia. E dargli un minimo di senso allo sguardo. La cosa che io dico sempre di evitare come la peste è fare la testa di qua e gli occhi di là, che non hanno molto senso, cosa che molti fanno invece. Che se ho la testa che guarda in là, difficilmente sto osservando qualcosa che sta di là. Avrei già girato la testa. Se li vedono parecchio, che sono proprio l'occhio girato così, non ha senso. Cioè, qui la fai al centro di solito? Neanche al centro, perché se la fai al centro può essere, dipende sempre dalla situazione del soldatino. Pensa a una persona che ha uno sguardo fisso davanti a sé. Cosa sta guardando? Praticamente con la fine della bocca. Preferisco dire che guarda l'osservatore. Perché metti che il petto è mosso leggermente così, può essere fare lo sguardo rivolto un po' verso il basso, leggermente a destra, leggermente a sinistra, non però completamente a destra, perché a quel punto è normale girare la testa. Cioè dare un po' di vita dove sta guardando il viso, può guardare l'occhio, mai farli disassati o comunque troppo. Poi sai, ci possono essere delle scenette o delle situazioni dinamiche dove ci può stare. Io ho visto dei pezzi statici a cavallo, napoleonici, messi così, che magari hanno la testa a destra e l'occhio così a sinistra. È una piccolezza, però, visto che dovevi semplicemente fare due puntini, un po' più in là, piuttosto se la testa è girata così, fammi l'occhio che guarda in là, non in là. Io li faccio sempre leggermente spostati rispetto al centro, perché non abbia proprio uno sguardo imbambolato. Ecco. Quindi una volta che diciamo questa grosso modo può essere l'andamento della scultura, dopo averla dipinta di bianco mi disegno sempre una linea nera nella parte della superiore. Nel soldatino, se questa linea mi sborda così verso l'esterno dell'occhio, è lo stesso, perché tanto dopo la ricopro con quello che ha sbordato, vado a comprare colorare. Lavorando con la punta verso l'interno dell'occhio riesco a farla bella netta verso l'interno, poi se mi sborda fuori non è un problema, perché vado a ricoprire con l'altro colore. L'acrilico, usandolo diluito, anche se dai più mani non riesce a non fare più spessore, quindi puoi lavorare per metterti di correggere più volte. Poi anche lì dipende se la scultura ha gli occhi aperti, gli occhi chiusi, lì varia un pochino da caso a caso. Prendiamo questo qui che ha un effetto, cioè un occhio abbastanza tranquillo. In questi casi qui si può tranquillamente girarselo il soldatino, perché stai ancora facendo delle parti che non hanno delle luci, delle ombre. Effettivamente c'è un po' poco di Se vuoi possiamo girare la lampada. Sì, se riesci a... Per la fine sono queste due linee dove la parte esterna deve un po' sbordare rispetto alla parte del brasotto. Posso andare a ritoccarlo se l'ho fatto entrare troppo nell'occhio con del bianco, sempre che lavorando di prato in scala, perché fare tra la macchia bianca, anziché come si dice prima, due triangolini, è più facile. Questo è anche il concetto soprattutto in cui io faccio le bordature delle araldiche. Prima dipingo il leone di scuro, poi vado a riempirlo con del dorato lasciando un bordino scuro. È più facile lasciare il bordino scuro dipingendo che andare dopo a fare tutto un profilo nero. Oppure devi ricorrere alla lavatura. Sì, però comunque se vuoi dargli lo stacco o sai profilare bene, e comunque alla fine è più facile. Se si c'è di maglia piuttosto. Sì, vai piano piano lungo il bordo. Non
si è fermato il pezzo? Non so dov'è. Ah, era stessa sentiamo. Se torna indietro un altro però c'entra niente. Uno fa cambio. No, ce n'è uno. Quando è che siano abbastanza centrati? Ecco, magari per fare gli occhi un pennello leggermente più piccolo è una brutta idea. Il bianco è uno zero. C'è uno zero se vuoi. No, no, ma io ho portato i miei. Questo è piatto. Se c'è uno zero a punta. Dammi quelli sintetici. Quello è una punta, quello nostro. Però è morbidissimo come pennello questo. Prendersi un bel pezzo di carta e cominciare a fare tante lineette. Disegnare gli occhi in scala. Giusto per riuscire a familiarizzare con la punta del pennello. Lo fa il bianco mescolo e nero. Sei un grande. Sempre detto. Che è ben vero che per la poca luce e per le dimensioni è difficile vedere bene le palpebre, queste testine qui. Tante volte mi capita che l'occhio non è. No, è lui. Sì. Non è inciso bene, uno se lo deve ridisegnare. Qui c'è. È proprio una questione di luci e. L'importante è che sia proprio tonda come la palpebra, non dritta. Non è facile. Io posso fare dritta. Farla. Cioè. Okay. Tenendolo in questo modo, okay. Per avere so se la mano che lavora meglio, cioè con il pennello tenuto così, eccola, okay. Fagli due archetti, mm-hmm. E puoi andare eventualmente a ricorreggere. Questo lo puoi ricorreggere perché c'è magari troppo nero. Generalmente si dice che se non riesce a fare gli occhi riesce a fare tutto il resto del soldatino. No, perché se hai la finezza di fare quelle linee lì, dopo non ci sono storie, no, non riesco a profilare, no. Hai fatto gli occhi, fai anche il resto. Perché è la parte effettivamente più difficile. Se si riuscisse a aprire lo scuro, secondo me si vede di meno la lavagna, ma. Qui devi riuscire a contare meglio la diluizione del colore perché ha fatto la macchia all'inizio e alla fine. Lì proprio devi prendere il pennello, quello è un po' grosso in effetti per fare gli occhi. Vedi, quando hai un pennello che di punta riesce a fare proprio righe così, allora riesci a lavorarlo l'occhio, altrimenti è questo è effettivamente grosso. Per farle è preferibile che magari tu lo ribalti. In modo che la mano possa lavorare più libera, meglio. Un'osservazione, come dicevo, è meglio fare. Dimmi. Un'osservazione nel conto il colore deve essere bello interno, deve essere bello carico, pieno di colore, non solo la puntina. Devi riuscire a tirare la linea senza problemi. Infatti bisogna fare diverse prove su carta finché non hai familiarizzato con la diluizione il quantitativo di colore sul pennello. Non serve neanche tanta acqua. No, per fare se vuoi fare linee diluite sì, di acqua ne serve. Scusa, linee sottili, il colore deve essere molto diluito. Adesso se si riesce a vedere. Da quando riesco a vedere a fuoco la spangere là o no. I polsi ben appoggiati al tavolo in genere non so lavorare così non ha stabilità. Io consiglio sempre di lavorare piuttosto fatto un tavolo più, cioè adesso magari qui il tavolo è basso, sì, provare il tavolo da loro un po' più alto, essere, se sono appoggiati i polsi e le mani non ti muovono. Si è appoggiato così lo stesso. Spalmato tutto di bianco? No, te ne ho fatto solo mezzo. Sì, ma hai dipinto tutto il bianco? Sì, sì. E poi. Qua. Se me la puoi passare. Ecco, vedi? Le linee vengono quando hai trovato la giusta. Perché? Vediamo. Non riesco a
riesco a trovare la fine dell'occhio sopra. La fine sopra non ti interessa di preoccupare. Questo era? Ma io la vedo qua. Ok. Come vedete anche la mia ha sbavato fuori dall'occhio senza problemi.